Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Un attimo, no, non voglio fare una diretta, voglio registrarsi. Questo toglimelo, ok. Credo di star registrando, almeno credo. Là i nemici non ci sono. Ah, lag! Chiudi, non voglio fare una diretta. Oh, sì, sto registrando. Io, ragazzi, sento quei rumori d'avvertimento. Oh no. Pim. Ma è possibile che... Fuoco! Ma cosa sono sti cosi qui? Ma qualsiasi cosa sono, credo non siano della mia stessa era. E qualsiasi cosa sono, credo che la mia mira faccia schifo. Ok, finalmente ho visto il suo interno, però non ho individuato la stiva munizioni, vabbè. Ho ucciso con la stiva munizioni io stesso. C'è un altro. Gruppo di nemici qui, ma li hanno eliminati tutti. Chi è? Su SO 800. Ma cosa sono sti... Ma cosa usa sti bot? Ok. Vediamo un attimo a chat. Torreta or eruga denos tiempo. People shot torretes dispara in la torretta. Boh, non so, l'unica cosa che so è che sclererò per i nemici laggiù. Perché mi ammazzeranno senza il mio permesso. Qualcuno colpirò e qualcuno colpito. Qualsiasi cosa sia, sembra importante. Ok, se fatto colpo critico vuol dire che era importante. Respawniamo. Come se non fosse successo niente, respawniamo. No, bro, wait a minuto. Wait a minuto. Ma sono francesi. Ma equipaggio mortem, morece equipaggio. Colpo critiken. Fuoken, di nuovo, ma laggato malo, dai, dai,
amici non ci muoiono per i bot. Voi direte, vabbè, sono nabbi se muoiono con i bot. No, su War Thunder no. Perché i bot non sono come su Fortnite che manco sanno saltare. Qui i bot ti fanno un culo a strisce grosso come il Tiger. Ad esempio, guardate quel Comet massacrato dai bot. Fuoco! Wow, che bel danno. That's a lot of damage. Ma dai, che scorreggia! Io odio quando le persone ti scorreggiano davanti. Adesso sono in campo scoperto, uno mi stava già targettando. Incendio! Pipipipipi! Sto morendo male, infatti. Dal punto in cui pensavo di essere indistruttibile. Da lì. Babam. That's a lot of damage. Pam! Come ho fatto a perforarlo se l'indicatore mi diceva che non potevo perforarlo? Pam! Stavolta l'indicatore non si è ubriacato. Perfetto, siamo un aereo stranissimo. Sovraccarico qua. 9, 10, 11, 10 G. E io mi chiedo una cosa. Perché questo rimane così? L'unica cosa che so è che fa un bel rumore. E che non va in whip. Ma grazie, cosa? Brum! 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 Sbudun Narval! L'ho colpito? Sti francesi con le baguette ti sparano a baguette a volontà, ma non ti lasciano neanche tempo di precipitare con l'aereo per prendere il controllo del carro. Scurreggio in faccia al tizio? No, mi sono scurreggiato in faccia da solo. Sherman Firely? Sherman Witchy. Che bel nome, Sherman Witchy. Ok, aspettiamo che il mio amico Sherman Witchy ci muoia. Esatto, come pensavo. E andiamo a morire noi. Wow, sono il nemico più vicino. Ma possibile?
possibile che non mi targhettano? Perché ho parlato? Buongiorno. No. Buongiorno. No. Buonanotte. Ok. Là c'è una repair station. Stazione riparazioni. E da no, no, no. Dai! Dai, davanti alla repair station. Da no. Ma allora sti qua mi vogliono male. No, adesso io li devo distruggere. Li distruggo. Avanti tutta! Dai, arrota tutto! Laggiù c'è un Comet che ha commesso un reato. E adesso la pula e lo sculaccio. Ma che serve mettergli il fu? Possibile che mi bullizzano gli aerei? Ma è possibile? Sì, Ale, è possibile che ti bullizzino gli aerei? Benissimo. Pam. Benissimo. Lui non sta bene. No, anzi, i miei amici non stanno bene. E questo ti sembra un colpo? Ragazzi, spero che anche voi, anzi, spero che voi non la sentite, sta vocina qua. Sto iniziando a sclerare malissimo. Ma è possibile che non mi perforano la corazza frontale? Di solito non la perforano. Scusa, lì come hanno fatto a spararmi? Ok, sì, ma come hanno fatto a bucare? Benissimo! Benissimo ancora di più, ma perché targhettano me?
Molte probabilità di essere colpito. No, i nemici adesso non mi stanno a guardare. Io ne avrei bisogno, non te. Prima che quel Panther B muoia. No, prima che il suo aereo muoia. Gli rubo la repair station. No, se adesso muore con l'aereo. Dai, dai, dai. No. No. Colpo. Motore morte. No, questo non me lo dai come assist. Equipaggio morto. Ok, adesso dove sono le repair station? Ah dai, ma sti qua sono proprio sti qua di qua. Sono morto! Quante bombe ho? 8. Quest'aereo americano. Quanti ne ho uccisi? Ancora vivo, devo ammazzare malamente. Bilancio. E vai! Oh, non si sposta. Ma perché sta volando? Ma perché vola? In certi casi nella vita è meglio non farsi domande. Cioè, cosa bella che sti francesi fanno una baguette una uguale all'altra. La cosa bella che sti francesi mettono la stiva munizioni nel punto più colpito in tutti i carri armati al mondo. La corazza della torretta. La cosa bella che io odio su War Thunder. Boom! Obiettivo distrutto. Cosa bella dei bot. Dei bot che prima avevo detto che vi stra. Che succe? Cos'è? Cos'è?
sta roba? No, è morto! E chiunque l'abbia ucciso, ma ha ucciso anche i cingoli. Ma no! E anche a canna. Ma che bug era? Ci sono andato contro, poi lui è volato a destra e a sinistra. Che brutto è che sto carro adesso. La corazza esterna è esplosa. Guardate, no, che brutto. È come una torta senza il cioccolato. Fa schifo. No, comunque ragazzi, il bug di prima. Scritto un po' male, ma vabbè. Sti francesi fanno le baguette. Ste baguette. Io odio le baguette, ragazzi. Voi le odiate le baguette? Ditemelo nei commenti se odiate la baguette. Io le odio le baguette. Perché sti francesi? Pure c'è, cioè, dal carro armato leggero a quello ultra pesante, li fanno tutti uguali, tutti, nessuno escluso. Pam. E compagnia bella mi vuole bombardare, e compagnia bella mi vuole ammazzare. Chiunque abbia bombardato lì ha fatto tante kill. Chiunque mi abbia sparato ha fatto tante kill. Allora, quindi gatto 16 bit. Arriva il punto. Non c'è un punto. Cioè, alcuni carri armati sono fatti apposta per morire. Perché no, loro non è che non... Perché hanno una forma che anche se si mettono in una posizione strana, niente, niente da fare, uccidi. No, missione fallita. Stampore è morto. No, ragazzi, il bug di prima. Ok, facciamo questo. No, potevo avere il 300. Vai, l'oggetto. Sì, ok. Ok ragazzi, il video sta anche un po' durando troppo. Facciamo ancora battaglia. Facciamo ancora una battaglia con la Germania. Però usiamo carri di era 1 ovviamente. Era 1, equipaggio esperto.
Panzer Panzer E messo in servizio. Panzer 2C. Cambia unità. Congeda. Cambia unità. Congeda. Ok. All'attacco. Come in attesa 2? Aspetta, annulla. Non vuoi far questo, vuoi battaglie terrestri arcade. Adesso ci sono leggermente un po' più di nemici. Che bello sentire mio fratello che sta sclerando come un cus. Giochiamo a questo gioco molto giocoso, molto giocante. Benissimo, usiamo. Brandeggia di più il Panzer F. Benissimo, non volevo spawnare qui, sono spawnato qui. No, c'è cioè, il Tiger gira la torretta più velocemente. La cosa bella è che la gente che spara facendo queste cose qui, mi mancavano i super driftoni, che non sa che per ricaricarla ci vogliono i soldi, quindi spendi di più, non solo per riparare il carro armato se si distrugge. Che ovviamente non riuscirei ad arrivare alla fine perché si distruggerà prima. Non solo, devi anche sì, stavo parlando. Devi anche pagarti le ricariche, non solo dei proiettili, non solo per le riparazioni. Ma anche per la mitraglietta. Quindi vediamo di non usarla la mitraglietta. Boom. Cosa bella di questo carro armato che la sua ricarica è pari a uno schifo. No, dai. Oh. Cosa bella dell'era 1 è che non esiste carro armato che non puoi sconfiggere. Ah, ho fatto una double. Una triple. No, una. E quante ne ho fatte? 5. L'artiglieria qui, più vicino possibile allo spawn nemico. Qualcuno ha colpito. Carri armati tedeschi, anche se hanno la torretta che fa un giro su se stesso dopo 50 anni. Dai, Locust! Oh, e basta stressare la gente, Locust. Cacciacarri ne era uno. Ah, sì, esistono. Per un attimo mi è venuto il dubbio. Sono quelli lì che puoi utilizzare anche in era 7, però uccidi tutti comunque, a parte se ti sparano loro. No, magari amico, non
mi spostare. E lui mi ha spostato il nababbo. Sto. Ci godo che è morto, ci godo. Ci godo come un riccio in calore. Mi dissocio. Mi dissocio, ma ragazzi, è la verità. Vediamo che bombardiere abbiamo in era 1. Ok. Ma ovviamente in era 1 non abbiamo bombardieri, usa un altro bombardiere. Ma perché? Quel camino ci cioè, morirà di sicuro. Sano e salvo bombardere. Cioè adesso sappiamo dov'è la gentaglia. Ok, sul ponte non posso passare. No, perché sarebbe stato troppo bello passare sul ponte. Ma ho due mitragliatrici. Potrei usare queste due mitragliatrici per far da antiaereo. Oppure semplicemente per distruggere le auto. Rimbalzo, fuoco, non penetrato, fuoco, rimbalzo, fuoco, non penetrato. Cannoniere o pilota? Tutti sono stati feriti, tutti. Da quando in era 1 riesci a parare un proiettile? Esatto. Ma cos'è sta cinesata? God move. Andre Orig, Andre. Io sono Andre Orig. Mi sa tanto di eccessivamente spammone. E eccessivamente potente. Pum, pum. Oddio. Ok, sarò invincibile. Almeno credo. Sì, a parte la corazza, che ho sbattuto. Credo di aver sbattuto da qualche parte.
possibile che non mi caga sto signore qua? Uè, cingoli! Ma signore, mi caghi un secondo? Non nel vero senso della parola. Ma signore, un handicappato! Squadra migliore. Ma signore, mi scusi signore, però se gentilmente si faceva uccidere. No, è perché signore non è gentile, quel signore lì non è affatto gentile. Comunque ragazzi, per il video ci possiamo fermare qui e dal vostro Gabby, scherzavo, e dal vostro gatto 16 bit, alla prossima. Ciao ragazzi. Scherzavo. Ciao ragazzi.